Due giornate di grande rugby sono andate in scena all'impianto sportivo di Via dell'Acropoli. La struttura gestita dall'Arezzo Rugby ha ospitato gli allenamenti delle Fiamme Oro Roma, che hanno svolto in città una fase di preparazione estiva che li accompagnerà verso il massimo campionato della Pro 12. I campi aretini hanno così ospitato gli allenamenti della squadra rugbistica della Polizia di Stato, nelle cui fila militano alcuni dei migliori atleti italiani, come Simone Favaro, che vanta numerose partite con la nazionale, che per due stagioni ha militato anche nell'importante Celtic League con i Glasgow Warriors. Nel gruppo erano presenti anche i due giovani aretini Jacopo Bianchi e Leonardo Mariottini, entrambi tesserati per le Fiamme Oro. A guidare la preparazione è stato l'esperto tecnico Gianluca Guidi, che in passato è stato responsabile delle nazionali giovanili azzurre, ha vinto due titoli italiani alla guida dei bresciani del Calvisano e ha condotto le zebre nella Celtic League. Dunque, per gli appassionati di rugby presenti in Via dell'Acropoli, si è trattato di un'occasione per ammirarne la professionalità dei metodi di allenamento. Il coach, tra l'altro, ha tenuto in passato i corsi di formazione federale per allenatori, a cui ha partecipato anche il presidente dell'Arezzo Rugby, Maurizio Mirante. Tra i momenti più emozionanti, l'incontro con Carlo Gori, che con le Fiamme Oro Padova ha vinto ben 5 titoli italiani prima di trasferirsi ad Arezzo nel 1970, risultando decisivo per la nascita e lo sviluppo del movimento rugbistico aretino con la fondazione del Vasari Rugby.